Expo Vending Sud 2012, ultimo servizio in ordine temporale perché siamo riusciti a intervistare praticamente tutti. Siamo con Roberto Di Noto. Roberto è il titolare della Eurofood. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a Neve. Niente, spero che questo vostro incontro qua sia stato molto proficuo e spero anche che state come ambasciatori portando questa novità del vending, quindi rafforzando la nostra immagine siciliana, imprenditori siciliani del vending, per integrarci nel tessuto sociale e anche dei servizi di ristorazione. Come noi, essendo una città di rivendita, stiamo facendo il possibile per rafforzare sia l'immagine che anche gli articoli proposti sul mercato. Roberto, voi cosa presentate qui a Expo Vending Sud 2012? Allora, noi siamo una rivendita storica del mercato siciliano. Eurofood lavora da più di 14 anni nel mercato, è sempre stata una rivendita specializzata nel vending con prodotti bianchi. Quest'anno abbiamo deciso di allargare la nostra rosa con altri prodotti perché capiamo che oggi il mercato è più esigente e abbiamo fatto una partnership forte, vincente, con Mania Vending. Oggi è un prodotto che ci sta dando visibilità anche nell'affidabilità e soprattutto nella sostanza del prodotto. Perché questo? Perché oggi siamo sempre più presenti nel mercato, significa esposto a tantissimi rischi. Quindi, come suol dire, mercato pubblico, enti pubblici, ospedali. Quindi a questo punto ci vorrebbero dei distributori che ci consentono di stare in quel mercato dando visibilità ma anche sicurezza al gestore, perché giustamente il gestore investe il suo denaro e deve anche avere il suo profitto. Ebbene Roberto, io qui vedo oltre alla macchina Manea che era proprio alle nostre spalle, le macchine Nuova Bianchi, altre macchine della Manea Vending e una copertura. Di chi è questa copertura? Allora, questa è una copertura che ha sviluppato ByStyle, è un prodotto innovativo, un prodotto che dà una certa visibilità e anche nello stesso tempo si adatta a queste nuove normative di legge, quella differenziata e nello stesso tempo alla sicurezza della visibilità del gestore. Noi non possiamo parlare di costi, Roberto? Pensi sia il caso? Ci riusciamo? I costi sono eccellenti, bassi, competitivi e nello stesso tempo visibili nel mercato, quindi sono in linea col mercato. Ci sono diverse società che espongono, che danno questo prodotto, ma considerando quello che è il risultato, sono in linea. Quindi non c'è differenza particolare, anche se questo è un mobile, un cover, tutto in lamiera, quindi è rafforzato. Siamo in linea col mercato, quindi non siamo in una situazione di più eccesso rispetto al mercato. Oggi il mercato ci dice che bisogna starci con moderatezza e soprattutto con visibilità. Quindi dobbiamo toglierci i panni della presunzione e avere dei costi abbordabili in modo che il commercato si possa crescere in sinergia con le esigenze del mercato che oggi abbiamo. Roberto, quanti sono i marchi rivenduti dalla Eurofood? Ma oggi i partner rivenduti, e più che marchi partner, io li definisco partner forti e vincenti, sono tanti, sono più di una quindicina. Abbiamo Bianchi, abbiamo Manea, abbiamo Excellium, abbiamo May, abbiamo Target Informatica, abbiamo fatto qualcosa anche con BTX, abbiamo ByStyle, abbiamo Vama, abbiamo Nerea, abbiamo Ristora, abbiamo Rechicco, abbiamo Scrivano, abbiamo Incanto. Quindi noi in questo processo di rinnovazione vogliamo sempre, abbiamo anche G-Plastic, vogliamo sempre continuare a crescere aggregando con noi partner vincenti con ottima visibilità per fornire al gestore, in questo caso, un out completo. È uno dei nostri primi obiettivi. Mettere in condizione il gestore vending di avere un partner che può dargli e integrargli tutte quelle che sono le richieste del mercato. Sarebbe bello poter riuscire a continuare a intervistarti oggi parlando un po' della tua vita, del tuo percorso all'interno della distribuzione automatica, di come hai cominciato 25 anni fa, come è proseguito il tuo percorso, quali grandi variabili hai incontrato che hanno in qualche modo poi generato altre circostanze, altri sviluppi. Lo faremo prossimamente. Ora purtroppo i tempi sono davvero brevi, vogliamo riuscire a dare documentazione completa ed efficace rispetto a tutti quelli che sono gli espositori di Expo Vending Sud 2012, ma io mi prendo un impegno
impegno con te a poter fare questo tipo di intervista. Tu prenditi un impegno con me e con loro affinché si possa fare con grande relax e tu possa dire un po' del tuo percorso nella distribuzione automatica. Beh, il mio percorso è un percorso lungo, fatto da tanti anni di onesto lavoro, di correttezza nel mercato del vending. Io devo dire grazie innanzitutto a un uomo che mi ha lanciato circa più di 23 anni fa, che è il signor Scaltriti, Epaminonda, Gruppo Argenta. Da qua nasce il mio percorso. Nasco nel mondo del vending, avendo fatto una prima realtà. Ti fermo perché non dobbiamo anticipare nulla. Arrivo subito al fine. Allora, a questo punto, questa realtà mi ha dato tanta prosperità, mi ha anche istigato a investire in mercati esteri. Oggi siamo una società leader che nel mercato estero come Marocco e Tunisia, in particolare in Marocco, siamo presenti e capillari. E siamo molto soddisfatti perché continuiamo a generare non solo profitti, ma creatività. Quindi ci guardiamo attorno. Vogliamo essere presenti, siamo giovani e vogliamo trasferire il nostro know-how italiano a imprese vincenti che sono all'estero e che stanno dando risultati vincenti. E allora noi ti aspettiamo nei nostri studi, oppure noi se passiamo in Sicilia veniamo certamente a trovarti per poter dialogare con te proprio di tutto quello che è stato il tuo percorso di un quarto di secolo. Roberto, saluta gli amici di vendingtv.it. Io vi saluto, vi ringrazio, vi faccio la mia promessa, ne parliamo e vediamo di trovare delle sinergie comuni per rilanciare dei progetti nuovi anche in altri mercati. Bene, ti aspettiamo dunque. Per il momento è tutto, Fabio Russo e Roberto Di Noto qui da Catania a Expo Vending Sud 2012. Ancora grazie, a presto.